Ben ritrovati alla seconda puntata della trasmissione ITS Agroalimentare parlano gli studenti. Oggi ci chiediamo quanto siamo legati al petrolio per la nostra alimentazione. Per avere un'idea di ciò che affronteremo oggi, chiedo alla regia di mandare in onda alcune immagini prese dal nostro repertorio. Oggi, più della metà dei 7 miliardi della popolazione mondiale vive in centri urbani. New York, la prima megalopoli del mondo, è il simbolo dello sfruttamento di tutte le ricchezze offerte dalla terra al genio umano. La forza delle braccia di milioni di immigranti, l'energia del carbone, l'enorme potenza del petrolio. L'America è stata la prima ad utilizzare i fenomenali e rivoluzionari poteri dell'oro nero. Nei campi le macchine hanno sostituito l'uomo. Un litro di petrolio genera l'energia sviluppata da 100 paia di braccia in 24 ore. Negli Stati Uniti sono rimasti solo 3 milioni di agricoltori. Producono abbastanza cereali da sfamare 2 miliardi di persone. Ma la maggior parte della produzione non viene destinata all'uomo. Qui, come in tutti i paesi industrializzati, i cereali sono trasformati in foraggio o in biocarburanti. L'energia della riserva di sole allontana lo spettro della siccità che minacciava i raccolti. Neanche una goccia sfugge alle richieste dell'agricoltura, che si accaparra il 70% dell'acqua consumata da tutta l'umanità. In natura tutto è collegato. L'espansione delle superfici coltivate e delle monocolture ha aumentato la crescita dei parassiti. I pesticidi, un altro regalo della rivoluzione petrolchimica, li hanno sterminati. Magri raccolti e carestie sono un ricordo lontano. Adesso il problema è cosa fare dell'eccedenza di raccolto prodotto dall'agricoltura. I pesticidi si diffondono nell'aria, nel suolo, nelle piante, negli animali, nei fiumi e negli oceani. Penetrano nel cuore delle cellule come la cellula madre, quella che hanno in comune tutte le forme di vita. I pesticidi sono dannosi agli uomini che hanno liberato dalla fame? Questi agricoltori, con le loro tute protettive, probabilmente ne hanno un'idea. Poi ecco i fertilizzanti, un'altra scoperta della petrolchimica. Hanno portato una produttività insperata in zone che prima venivano ignorate. Le colture che si adattavano al terreno e al clima sono state rimpiazzate da quelle più produttive o più facili da trasportare. E così, nell'ultimo secolo, tre quarti delle varietà che i contadini avevano selezionato nel corso dei millenni sono scomparse. Concimi nel terreno e plastica di sopra, a perdita d'occhio. Le serre del deserto di Almeria in Spagna sono l'orto d'Europa, una città piena di verdure della stessa dimensione. Ogni giorno centinaia di camion trasporteranno i prodotti nei supermercati del continente. Più un paese è sviluppato e più carne consumano i suoi abitanti. Come soddisfare una domanda in aumento in tutto il mondo senza ricorrere ad allevamenti che sembrano campi di concentramento? Veloce, più veloce, come il ciclo vitale del bestiame che non vede mai un pascolo. Produrre carne più in fretta del ciclo di vita degli animali è diventata una routine quotidiana. In questi immensi recinti, calpestati da milioni di bestie, non cresce neanche un filo d'erba. Un esercito di camion da ogni parte del paese porta tonnellate di cereali, soia e mangime iperproteico, che si trasformeranno in tonnellate di carne. Il risultato è che occorrono 100 litri di acqua per ottenere un chilo di patate, 4.000 litri per ottenere un chilo di riso,
e 13.000 litri per ottenere un chilo di manzo. Per non parlare del petrolio, usato nel processo di produzione e nel trasporto. La nostra agricoltura dipende dal petrolio. Sfama il doppio di esseri umani sulla terra, ma ha sostituito la varietà con la standardizzazione. Certo, queste immagini non tranquillizzano. Ecco perché oggi parliamo di alimenti a chilometro zero, di venduti direttamente dal produttore al consumatore. Abbiamo come al solito gli studenti dell'ITS Agroalimentare di Viterbo con sede ad Orte che ci offrono informazioni preziose su questo tema. Presentatevi ragazzi. Luca Pagano. Francesco Rossini. Roberta Liso. Bene, Luca, cominciamo da te. Cosa sono gli alimenti a chilometro zero? Gli alimenti a chilometro zero sono quelli venduti a pochi chilometri dal luogo di produzione. Sono anche chiamati prodotti a filiera corta perché si eliminano tutti gli intermediari del trasporto, grossisti o mercati generali, che poi ridistribuiscono al dettaglio. Molte volte, se un prodotto è a chilometro zero, viene anche venduto direttamente dal produttore al consumatore. È ciò che succede nei farmer market, mercati contadini con la vendita diretta. Dunque, mercati senza mercanti, senza rivenditori. Così si accorcia la filiera e c'è l'incontro diretto fra produttore e consumatore. Quali sono i vantaggi dei prodotti a chilometro zero? Prima di tutto mangiare solo prodotti di stagione. Spesso la GDO, che è la grande distribuzione organizzata, ci offre prodotti fuori stagione per tutto l'anno. E inoltre anche frutta e verdura esotiche e carni straniere. Ciò significa che i prodotti, prima di giungere sulle nostre tavole, compiono migliaia di chilometri e vengono fatti arrivare sulle nostre tavole da viaggi in container, sulle navi. Per farli arrivare freschi sulle nostre tavole sono carichi di conservanti e additivi chimici. Senza contare che la filiera lunga è una grandissima responsabile dell'inquinamento atmosferico. Quindi potremmo ridurre l'inquinamento andando a comprare dalle campagne che ci possono essere più vicine. Mi sembra che abbiamo immagini di repertorio su container e trasporti. Vediamoli. Veloci, più veloci. I cantieri navali sfornano petroliere, navi container e metaniere per soddisfare le esigenze di una produzione industriale globalizzata. La maggior parte dei beni di consumo percorre migliaia di chilometri dal paese di produzione a quello in cui sarà venduto. Dal 1950 gli scambi internazionali si sono incrementati di 20 volte. Il 90% della merce viaggia per mare. 500 milioni di container trasportati ogni anno raggiungono i grandi centri di consumo del mondo. Invece la vendita diretta è un aiuto alla causa ambientale. Un altro vantaggio credo siano i prezzi più bassi, non è così Francesco? Sì, i prodotti a chilometro zero, che sono anche di stagione, costano meno perché si eliminano i mercati generali, negozi, si abbandonano i costi di trasporto e la filiera si accorcia. Questo comporta un doppio vantaggio per il consumatore, che compra a un prezzo più basso, e per il piccolo produttore che riesce a vendere. Vorrei aggiungere che un lungo viaggio comporta imballaggi e confezionamenti e fa perdere agli alimenti caratteristiche organolettiche, cioè odore, sapore e colore. Vuoi aggiungere qualcosa, Luca? Riguardo al costo più basso, non è sempre così. La grande distribuzione organizzata può fare prezzi inferiori per alcuni prodotti, come la farina ad esempio, perché guadagna sulla quantità dei prodotti venduti. Invece il piccolo agricoltore, vendendo meno, necessita di aumentare i prezzi. Al mercato di Campagna Amica, al Circo Massimo di Roma, ho visto farine che arrivano anche a 2 euro al chilo, anche se altri prodotti avevano prezzi inferiori rispetto a quelli del supermercato, proprio perché venivano venduti direttamente al produttore e al consumatore. Bene, anzi, voglio ricordare che oltre quello della capitale ci sono molti altri mercati dei farmer market. In Italia il sito è www.mercatidelcontadino.it. Questi mercati contadini stanno crescendo non solo in Italia, ma anche in Stati Uniti, e in Germania, e in Regno Unito e in altri paesi. Facciamo vedere dalla California uno di questi farmer market.
Bene, ora ritorniamo a noi per scoprire quali sono gli altri vantaggi degli alimenti a chilometro zero. Roberta. A me piacerebbe fare la spesa in questi mercati non solo perché penso che un prodotto a chilometro zero è per definizione un prodotto nostrano, ma anche perché è più salutare e più sicuro. Nei supermercati faccio la spesa come un automa, tutto è confezionato ed imballato, tutti hanno fretta, soprattutto i cassieri. Io per prima scaravento in busta quello che ho comprato e lo faccio meccanicamente, senza il gusto dell'acquisto. Nei mercati degli agricoltori invece c'è più cura, c'è più attenzione per i prodotti. È un momento di incontro con gli altri, in un clima piacevole e senza fretta. Quindi tutti a fare la spesa dal contadino, tanto più che la nostra tradizione agricola vanta prodotti di eccellenza, i limoni di Amalfi, da Rocche Siciliani, il nostro olio. Tra il pubblico, chi di voi vuole aggiungere qualcosa? Per tornare a quello che ha detto Roberta, oggi la spesa si fa di fretta, quasi ad occhi chiusi, però penso che la crisi che ha investito l'Italia e il mondo ci costringe a cambiare le nostre abitudini, a prestare più attenzione a quello che si spende, ma soprattutto a quello che si mangia. Non è un caso che il mito del fast food stia piano piano tramontando. Oggi tutti sappiamo quanto nuoce alla salute e quanto poco soddisfi il palato. Per questo sta prendendo piede un nuovo sistema di alimentazione, quello dello slow food. Il cibo è buono, genuino e locale. Sempre più persone sul posto di lavoro portano il pranzo da casa, ma non solo per risparmiare, ma soprattutto per sapere quello che mangiano. Grazie Luca. Dunque, per riassumere, i vantaggi dei cibi a chilometro zero sono: niente rivenditori, meno trasporti, meno inquinamento, prezzi bassi, frutta e verdura di stagione, slow food, cioè cibo genuino e locale, e un nuovo modo più rilassato di fare la spesa, nei mercati contadini, comprando prodotti sfusi e di qualità. Vi ringrazio per la vostra attenzione e alla prossima!